Amore, non è che mangiamo. Amore, cosa stai facendo? Sto scegliendo i libri da portare in vacanza. E per caso hai comprato un furgoncino e io non lo sapevo? Michele, abbiamo bisogno di questi libri, non possiamo non portarli, devono venire con noi. No, amore, Come basta. no? No, 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 no. Nessun ma, niente, 10 libri, al massimo 10 libri. Ma 10 sono troppo pochi. Non sento ragioni. Ma Michele! No, Ciao! Michele! Michele! Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In tantissimi ci avete chiesto dei consigli per le vostre letture estive, quindi abbiamo pensato di farvi vedere che cosa porteremo noi in vacanza. Michele è un tiranno, ha detto che posso portare solo 10 libri. Non sono un tiranno, è semplicemente che riesco a visualizzare il nostro bagagliaio mentre invece tu pensi di avere l'armadio di Narnia. Un O carro da morto. No, no, la borsetta di Hermione. Ti quanto sarebbe comodo avere quella borsetta. Quindi mi sono ingegnata per riuscire a portare in realtà più di 10 libri pur portando solo 10 libri. Adesso poi vi farò vedere esattamente che cosa intendo. Vuoi iniziare tu? Allora, prima di tutto andremo al mare e immagino che voi quando pensate a una vacanza al mare pensate a una cosa del genere. E invece la nostra estate è più o meno così. Cazzo, ti rendi conto? Che siamo in una delle più grandi biblioteche di tutta la cristianità. Miglior estate di sempre. Il primo libro che mi porto in vacanza è un libro che volevo leggere da un sacco, è Casino Royale ed è il primo libro della saga di Bond. James Bond. Effettivamente io adoro i film di Bond, eppure non ho mai letto i libri di Fleming. Questa edizione della Delphi è stupenda, quindi inizierò con il primo, naturalmente. Ah no, cosa importantissima che non abbiamo detto. Noi porteremo 10 libri, escludendo però i libri della Kingaton. Che cos'è la Kingaton? È la nostra challenge estiva, ovvero in un mese dovremo leggere più libri possibili scritti da Stephen King. Sì, probabilmente il mese sarà quello di agosto, in cui avremo poco da fare, ci saremo concessi finalmente delle vacanze e ci sfideremo a leggere davvero tanti libri di King in un mese. Io nel 2020 ne ho già letti 2, quindi cercherò di arrivare almeno a 10 con la Kingaton. Oddio, anch'io effettivamente tipo i primi 3 libri che ho letto quest'anno erano di Stephen King, era l'Istituto, il secondo della Torre Nera, vabbè. Vedi, poi ne parleremo quando ci sarà la Kingaton. Il mio primo libro delle vacanze è un romanzo che sto cercando di leggere da tantissimi anni, cioè l'ho preso almeno 3 anni fa, non ho ancora avuto l'occasione di leggerlo, ed è un romanzo famosissimo di uno dei miei autori contemporanei preferiti, ovvero Espiazione di McEwan. McEwan lo adoro, mi piace veramente moltissimo e tutti mi hanno detto che Espiazione è uno dei suoi capolavori, e quindi mi sono molto contenta finalmente di avere la possibilità di leggere Espiazione. Il mio secondo romanzo che porterò, a parte quelli della Kingaton, è Augustus di John Williams. Allora, io non sono un lettore che ama i libri di narrativa, cioè naturalmente ne ho letti tantissimi e ci sono dei capolavori inarrivabili nella narrativa contemporanea. Però non è il tuo genere. Però non è il mio genere, e infatti Stoner l'ho trovato terrificante, cioè nel senso che ho provato a leggerlo 4-5 volte. Stoner è uno dei romanzi più belli che io abbia letto negli ultimi anni, è veramente bellissimo. E io quando l'ho sia letto ho proprio pensato, la scrittura, quella bella, quella vera, è questa. Io trovo che invece sia un libro scritto davvero molto bene, che non parla di nulla, quindi non ho nessuna intenzione di continuare a leggerlo. Invece, ripeto, porterò Augustus, che invece è una biografia non molto biografia, nel senso che si prende molte libertà Williams, di Augusto, imperatore romano, erede di Cesare. Ho iniziato a leggerlo durante l'anno, l'ho interrotto per vari motivi, voglio assolutamente completarlo perché è scritto benissimo e finalmente Williams scrive di roba che mi interessa. Il mio secondo libro invece
È un romanzo che Michele mi aveva consigliato appena ci siamo messi insieme, dicendo devi assolutamente leggerlo perché Chabon è uno dei miei autori preferiti. Io effettivamente non lo conoscevo, non avevo mai letto niente, quindi ho deciso finalmente di fare la sua conoscenza e leggerò le fantastiche avventure di Cavalier and Clay. Le fantastiche avventure di Cavalier and Clay di Michael Chabon è un premio Pulitzer, lo è anche la breve favolosa vita di Oscar Wao. È la storia di un ragazzino portoricano che vive in America, obeso, sfigato, nerd, amante della cultura fantasy. Leggerò e della fantascienza questo. Che cerca di combattere la maledizione di famiglia che porta a morti terrificanti e soprattutto a non riuscire a conquistarsi l'amore. Il mio prossimo libro invece è un libro che hai letto tu durante la nostra challenge dei 7 libri in 7 giorni, perché mi hai messa veramente troppo curiosità e voglio leggere Sputerò sulle vostre tombe di Boris Vian. Se volete saperne di più, andate a recuperarvi il video della nostra challenge 7 libri in 7 giorni. Sì, metteremo un link da qualche parte. Forse qui sopra. Di sopra, qua. Tocca a te! Allora sì, tocca di nuovo a me e faccio vedere un altro libro di quelli che ho iniziato quest'anno e che voglio assolutamente finire quest'estate. Si chiama Marea Tossica. È un libro di fantascienza cinese. La fantascienza cinese ultimamente sta producendo dei capolavori. Questo parla di Silicon Isle, che è un'isoletta cinese in cui vengono scaricate tonnellate e tonnellate di rifiuti. È un'occhiata sul nostro futuro. Spero che in realtà non arriveremo mai a quel livello, ma non ci arriveremo sicuramente. Il mio prossimo romanzo invece me l'ha passato mia madre, l'ha divorato in pochissimi giorni, mi ha detto che è veramente bellissimo, ha pianto tantissimo. Io e mia madre abbiamo più o meno la stessa sensibilità, quindi penso che farà piangere probabilmente anche me se ha fatto piangere lei, ed è Una vita come tante di Hanya Yanagihara. Non so assolutamente niente di questo romanzo, so solo che sono tantissime pagine. La quarta di copertina dice: vasto come un romanzo ottocentesco, brutale e modernissimo per i suoi temi, Una vita come tante è un libro avvincente e ipnotico che ha trascinato lettori e critiche per la sua forza narrativa. Sono veramente molto curiosa di leggerlo. Io invece continuo con le letture di libri che ho iniziato e non finito. Questo te l'ho regalato io! Sì, mi piaceva molto, non sono riuscita a finirlo sempre per quei motivi stupidi, tipo inizi a leggere qualcos'altro, ti distrai. Fai una challenge di 7 una challenge di 7 libri in 7 giorni. La quinta stagione è scritta da Jemisin, un'autrice afroamericana che ha vinto ben 3 premi Hugo, uno di seguito all'altro. Una cosetta, insomma. Si parla di un mondo scomposto da terribili terremoti e di uomini, persone che hanno il potere di controllare i movimenti della terra. Ho deciso di portare questa edizione della trilogia completa di Queste scure materie. E così porto un libro e in realtà ne porto 2. Questo è stato per molto tempo un libro maledetto per entrambi, perché le avevamo iniziato tutte e due. È a vero. Tutte e due ci piace molto il fantasy e soprattutto i racconti young adult fantasy. Naturalmente La bussola d'oro è uno dei capisaldi di questo genere. E io durante la mia infanzia non sono mai riuscita a leggere. Ultimamente era uscita la serie molto carina, esattamente, dell'HBO, l'abbiamo iniziato a guardare insieme e poi abbiamo riniziato tutte e due a leggerli, quindi in realtà probabilmente li leggerò anch'io. Io invece mi porterò anche un libro per spezzare tra un libro e l'altro, è un libro di racconti, si intitola Storie della nostra vita, però per fortuna mia non parla assolutamente di storie comuni e normali, infatti sono racconti di fantascienza di Ted Chiang e tra l'altro in questo libro c'è anche il racconto di Arrival. Sì, quello me l'hai letto una sera. Sì. È vero, è strano, noi ogni tanto ci leggiamo i racconti visto che siamo un po' matti. Recuperate questo libro e soprattutto recuperate il film Arrival di Villeneuve. That's a proper introduction. Prossima lettura, un libro che mi hai regalato tu ed è la versione di Barney di Mordecai Richler. Anche della versione di Barney ho cercato di non leggere la sinossi, perché in realtà quando mi consigliano dei libri mi piace un po' lasciarmi stupire dalla storia, quindi parto proprio con la lettura senza saper niente. È un po' quello che mi è successo quando ho letto il manga di I Am Hero.
in cui pensavo fosse un fumetto sulla vita del protagonista mangaka, che faceva assistente di un mangaka, e poi dopo il terzo capitolo sono arrivati gli zombie e ho pensato wow, questo sì che è uno sconvolgimento di trama. Allora, io mi sono fatto consigliare da mio padre, che mi ha consigliato Miami Blues di Charles Wilford. È uno degli autori che ha ispirato Quentin Tarantino. L'altro autore, grossa ispirazione della scrittura di Tarantino, è Leonard, di Elmore Leonard. Ho letto praticamente qualunque cosa. Di Wilford invece ancora nulla. Questo Miami Blues me l'ha consigliato mio padre e sono un sacco contento di scoprirlo. La mia prossima lettura è un romanzo che ho scovato al mercatino ed è Papillon. Ed è la storia pazzesca dell'autore, di Henri non so pronunciare i nomi francesi. Henri Charrier? Sì. Charrier? Sicuramente conoscerete la storia di Papillon, hanno tratto due film molto belli da... Un film molto bello, l'altro... e l'altro è un film carino. Una copia strana dell'originale in cui c'erano Dustin Hoffman e Steve McQueen. Non vedo perché dovresti rifare un film in cui c'è Steve McQueen. Per questo crimine la condanna è la morte. La storia di quest'uomo che finisce all'isola del diavolo, un'isola prigione, e tenta la fuga più di una volta. È un carcere terribile, violentissimo, un carcere di massima sicurezza. Ed è un libro super avventuroso. Ambientato a cavallo fra gli anni 30 e gli anni 40. Sì, esattamente. Cioè, per farvi capire per un contestualizzare. Attimo, sì. Io continuo, come avrete ormai notato, mi piacciono i libri di genere, e infatti questo di Kim Newman, un'autrice inglese se non sbaglio, sì, non lo so in realtà, Kim Newman è un autore inglese. Questo è il primo libro in cui Dracula sopravvive ai cacciatori, si sposa alla regina inglese e diventa il sovrano dell'Inghilterra tutta. Molto molto figa come fantastica. Idea, sì, davvero bella l'idea. Prossimo romanzo me l'ha regalato mio padre a Natale un paio di anni fa. Anche questo in realtà non è un romanzo, ma sono una serie di romanzi in un unico libro. Dai, Il ciclo delle fondazioni di Asimov. Perché, cosa molto strana, io in realtà sono appassionata di fantascienza, ma non ho praticamente mai letto libri di fantascienza. Sì, ti piacciono i film ma non hai mai letto i libri. Esatto, e Michele mi ha detto è una cosa piuttosto stupida questa. Sì, abbastanza. E ho concordato con lui, quindi inizio con il migliore, esatto. Sì, uno dei migliori almeno. Quando lui ha scritto il primo libro non gli veniva in mente un'idea per la storia, e se non sbaglio mentre andava dal suo editor, considerate che una volta si scriveva davvero tanto, soprattutto gli autori di fantascienza scrivevano sulle riviste, quindi continuavano a scrivere continuamente nuove storie, non riusciva ad avere un'idea e si ferma vicino a una pubblicità che pubblicizza un corso di storia oppure forse una mostra sugli antichi romani. E la sua idea è molto semplice, è parlare del crollo dell'impero romano, però al posto dell'impero romano c'è un impero intergalattico, un'intera galassia che crolla su se stessa e torna alla barbarie. Molto molto bello. È un'idea pazzesca, perché è veramente semplice ma potente. Potentissima. L'altro libro invece, questa volta è il tuo turno di festeggiare, perché leggerò Il castello errante di Howl. Diana Wynne Jones è un'autrice che mi ha fatto scoprire Fiore, è un'autrice che ho iniziato ad adorare, ho letto già tre suoi romanzi, uno più bello dell'altro. Purtroppo in Italia non sono molto conosciuti. Nessuno se l'è mai filata granché, perché in realtà... Allora, la Rowling ha attinto tantissimo, sì, tantissimo tanto. Da Gaiman anche proprio a piene mani. Il problema è che in realtà hanno iniziato a pubblicarla un po' in ritardo qui in Italia. Hanno iniziato invece a pubblicarla di più quando Hayao Miyazaki ha tratto il film. Il famoso film d'animazione che è appunto Il castello errante di Howl. E lì hanno iniziato a pubblicarla un pochino di più in Italia, però lo stesso non se la sono fidata tantissimo. Ed è veramente un peccato, perché è un'autrice assolutamente brillante, con delle idee innovative. In realtà il mondo nascosto dei maghi di Harry Potter penso che lo dobbiamo al 99% al fatto che la Rowling abbia letto Diana Wynne Jones. Esatto. Ah, e tra l'altro, del castello errante di Howl io ho tantissime edizioni, tra cui una bellissima
che Michele mi ha regalato lo scorso Natale, della Folio Society. Dentro ci sono anche delle illustrazioni bellissime che naturalmente si rifanno all'haul del romanzo, perché quello comunque di Miyazaki è un pochino diverso. Li devi perdonare, non è cattiva gente. Tocca a me e finalmente, allora so che sono due libri ma in realtà è un unico libro, finalmente riuscirò a leggere Guerra e Pace. È il romanzo preferito di mia madre, infatti questo me l'ha regalato lei. Avevo già provato a iniziare a leggere, ma mi sono resa conto che è una lettura complessa perché sono tantissimi personaggi, tantissime pagine scritte in francese, quindi io con Google Translator sono là che cerco di capire che cosa dicono. Mi sono resa conto che è un libro a cui mi devo dedicare, non vedo l'ora di finire di leggere. Sono già innamorata del Principe Andrei, naturalmente. Allora, l'ultimo libro che mi porto in vacanza è La materia del cosmo. Stavamo parlando prima di autori cinesi che fanno fantascienza. Cixin Liu è l'autore che ha aperto in realtà le porte della fantascienza cinese. Cioè ha aperto le porte della fantascienza cinese al mondo, perché i cinesi lo conoscevano già perfettamente. La trilogia è dedicata in realtà a un primo contatto, cioè alla conoscenza da parte dell'uomo di una vita extraterrestre. Non è per niente quello che vi aspettate, nel senso che effettivamente si vede che è un autore con una sensibilità molto diversa da quella occidentale. Il romanzo, il primo romanzo, è uno dei migliori romanzi di fantascienza che abbia mai letto in tutta la mia vita, e vi assicuro che ne ho letti molti. È ambientato durante la rivoluzione culturale cinese ed è un romanzo che fa paura. Paura nel senso che... Lo posso dire io, non lo stavo leggendo, ma Michele mi faceva la cronaca... La telecronaca, praticamente. In diretta della sua lettura. Io devo ammettere che ho terribilmente paura degli alieni. Lo so che è una paura... È molto assurda, strano. Anche perché poi ho visto tantissimi film sugli alieni, forse perché c'è questa strana attrazione che mi fa paura, voglio saperne di più. Quello che mi fa più paura in assoluto è Mars Attacks. Lo so. Fa ridere. Lo so che fa ridere, ma io l'ho visto che ero molto piccola. Quando avevo tipo 7 anni, 8 anni, mi ha veramente scioccato quando c'è il tizio che lancia la colomba di pace. Sì, e poi loro diventano, cioè, vedi, loro diventano scheletri. E dovrei rivederlo adesso. Mio ultimo romanzo, 4321 di Paul Auster. Non so assolutamente niente di questo romanzo, non conoscevo nemmeno l'autore, mi sono lasciata semplicemente catturare dalla copertina, che è una grafica pazzesca. In realtà c'è anche un aneddoto molto stupido dietro, ovvero ero alla stazione di Firenze e stavo andando a Lucca Comics e mi sono fermata con delle mie amiche a prendere qualcosa da bere nel bar. Che cosa c'è? Una Feltrinelli, se non sbaglio. Sì, una cosa di... E mentre loro stavano facendo la fila, io stavo guardando le novità e c'era una parete di questi romanzi e in pratica mi sono caduti quasi tutti addosso. Mi ho detto, forse devo comprare questo romanzo perché mi è letteralmente saltato addosso, e quindi l'ho fatto e spero di riuscire finalmente a dedicarmici quest'estate. Comunque, naturalmente ci porteremo dietro in realtà molti più romanzi perché dobbiamo affrontare la Kingathon. Vero. Quindi aspettate anche il video della Kingathon e speriamo che i titoli che vi abbiamo consigliato vi possano interessare, vi abbiano incuriosito. Scriveteci anche dei consigli vostri su che cosa porterete voi in vacanza quest'estate. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video, prossimamente soprattutto quello della Kingathon. Ciao. Comunque, amore, mi sa che ti ho mentito. Voglio portare più di 10 libri.